Ok, da che si inizia quest'oggi? Iniziamo con Cristina Monti, lei è una regista, rappresenta un'organizzazione molto importante che è la Zenith Arti Audiovisive. Torniamo a Torino, questa è una città che ci sta intrigando parecchio negli ultimi giorni, c'è ancora in corso questa rassegna di cui abbiamo parlato la scorsa settimana e quindi oggi affronteremo un altro argomento piuttosto tosto che è il suo documentario, lo vediamo alle nostre spalle, Non aver paura, donne che non si sono arrese, giusto per ricordare queste donne ribelli, bandite, partigiane, donne comunque protagoniste della guerra di liberazione in Piemonte. Ed è collegata con noi Cristina Monti, buongiorno. Olga Valentino ci ha raccontato che se uno non l'ha visto, non può sapere. Senza le montagne, senza le donne delle montagne non ci sarebbe stata la resistenza. L'inverno lo facevano su, le donne, a custodire gli animali e i bambini. Hanno curato, hanno consolato, hanno dato da mangiare, avete dato da mangiare, no? Hanno cucito, hanno parlato. Sono state le madri di tutti. Madri di tutti. Hanno fatto vivere la montagna. Dai Olga, andiamo su, andiamo, che dobbiamo portare le armi. E siamo andate su. Dai Olga, andiamo su, Andiamo che su, dobbiamo dai. portare le medicine. E siamo andate su. Dai Olga, andiamo su. Dai Paola, dai Bianca. Bianca, 1929, detta Ljubica, che vuol dire amore. Staffetta partigiana, comando prima divisione Garibaldi, Leo Lanfranco, addetta al centro I partigiani erano scesi per andare a requisire Giacchiavento, ha avuto una spiata, li hanno presi tutti e cinque. Sicché vengono a avvertirci a casa e avvertono mia mamma che era già nel soccorso rosso, mia mamma, che aiutava già le altre mamme che avevano i figli sia i militari sia nei partigiani. Mi dice Bianca, devi andare a visare in montagna. Però bisogna andare fino a Bagnolo. Te la sentiresti di andare e se non te la senti devi sentirtela. Io ti procuro la bici e devi andare assolutamente. Li hanno presi o li ammazzano, li fucilano oppure li spediscono in Germania. Mia mamma è stata formidabile. Fie andiamo a montagna. Noi non dobbiamo mai dimenticare le mamme quanto siano state coraggiose. Ogni ruga è un pezzo di storia, Eliana, poi quando si ritrovano anziane, ex partigiane, disposte a condividere i loro ricordi, tutto è magia, tutto è anche un custodire, una memoria, seppur dolorosa, ma altrettanto importante da trasferire alle giovani generazioni. Non so se c'è Cristina collegata ancora con noi. Sì, la stiamo richiamando. Ci sono, ci sono. Quanto è stato intenso Glielo chiediamo immergerti. direttamente in radio. Sì. Facciamo lo switch Sì. così non ci interrompiamo Andiamo in FM, Cristina. e facciamo il passaggio. Chi è sintonizzato su Radio In ha appena ascoltato Michael Jackson con Leave Me Alone, ma chi ci vede e quindi oltre ad ascoltarci ci segue attraverso la pagina Facebook di Radio In ha visto insieme a noi il trailer di Non aver paura, donne che non si sono arrese. E ci sono i messaggi, le testimonianze, la forza delle donne che va raccontata, va tramandata e non va mai dimenticata. Avevo un'ultima domanda speciale per Sì, Cristina. Cristina, per chi si fosse messo in contatto adesso, è una regista molto impegnata, appartiene ad un'organizzazione che per noi cinefili è la Zenith Arte Audiovisiva, un'organizzazione importante, in questi giorni è impegnata in questa rassegna di cui ne abbiamo parlato
organizzata con l'associazione Amici del Museo del Cinema di Torino, e riguardando un po' queste immagini da questa, passami il termine, pièce teatrale che è stata messa in scena, su come anche la drammaturgia, l'arte terapia siano anche per certi aspetti un viatico anche per elaborare, Cristina, forse un lutto, passami il termine, che è una ferita che non si rimarginerà mai nel corpo di queste donne ex partigiane. Certo, infatti dal progetto teatrale ho scelto tre protagoniste: Bianca Secondo di Pinerolo, che insieme poi al compagno partigiano Nemo ha portato avanti, diciamo, la causa della memoria con le giovani, con i ragazzi del territorio. Caterina Costa Giacometti di Lanzo, che nel film fa trasparire questa sua durezza. Lei è stata 11 mesi in carcere alle Nuove per motivi politici, per aver aiutato la resistenza. Dice di non aver mai messo una lacrima, di essere stata molto dura. In realtà, quando l'abbiamo conosciuta, abbiamo scoperto che lei ha raccontato questa esperienza per la prima volta attraverso i laboratori teatrali. E poi a telecamere spente anche ci ha raccontato come poi avesse avuto un periodo lunghissimo di depressione, perché sulle donne in particolare che avevano preso parte alla resistenza era poi caduto un pesantissimo stigma, quando invece oggi c'è chiaro che siano da celebrare per il loro coraggio e per le azioni portate avanti. Quindi sì, sicuramente ferite profonde, e questo progetto teatrale, questo progetto collettivo, ci tendo a ringraziare anche Eufemia Di Bichini dell'OSPCGL, che è quella che mi ha contattata, poiché volevano una regista donna, quindi è stata anche per me l'occasione di realizzare il mio primo documentario, che è nella mia vita, a livello professionale, la passione più grande. Quindi dare spazio alle donne è forse l'unico modo in certi casi per permettere anche di seguire questa professione, che ci tengo a ricordare, uno studio sulla percentuale di donne registe in Europa, e nel periodo 2015-2018 si parla del 18% contro un 72% di uomini e un 10% di regie miste, in cui di nuovo a farla da padroni sono le regie a prevalenza maschile. Quindi un panorama ancora... C'è tanto da fare. Da fare, e questa rassegna, sette serie per sette registe, ti rispondo alla prima domanda, è stata partecipatissima, quindi è la prova che questo tipo di cinematografia, questo female gaze, come ho imparato a chiamarlo da Esti Perino e Ilaria Ciavattini durante una di queste serate, è importante che venga diffuso. Cristina Monti, io sono veramente contentissimo, credimi, sono pieno di gioia per quello che tu ci stai raccontando in una giornata così particolare, in un Open Day Cinema che ho pensato, fortemente voluto, Eliana, con questo taglio, ed è stata poi una condivisione che abbiamo preparato insieme già dalla scorsa settimana nel presentare questa importante rassegna. E Cristina, hai fatto bene a ricordare questi dati. Pensa, Eliana, il 18%, siamo ancora veramente con un appannaggio maschile, e perché no, noi abbiamo quest'oggi, con questo primo collegamento, abbiamo voluto buttare una prima goccia e dare il nostro contributo per sostenere il cinema al femminile, e soprattutto vogliamo tanto che ci siano sempre più cineaste nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Cristina, prendi un impegno con noi, vorrei tanto parlare di questo tuo lavoro degli equilibristi, quando sarà pronto davvero. Avremo l'onore e il piacere di poterne parlare su un tema così difficile, che è il lutto per il Natale. Grazie, allora lo prendo anche come un incoraggiamento ad andare avanti. Assolutamente. È difficile da trattare e da produrre anche. Assolutamente, sei brava. Grazie Cristina Monti per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi per l'occasione che ci avete dato di parlare ancora della rassegna e di questi temi. Grazie infinite. A presto. Salutaci Nino. Adesso arriva su.